Eccoci qua, siamo qua con mia cugina, questa è la cugina di Nicole, ok? È la cugina di Nicole che avete conosciuto anni fa, e sua cugina si chiama Deborah. Deborah. E la vedete che è diversa, ok? Parla poco italiano, arriva da Las Vegas, vedete che ha un look sobrio e proprio è così. Allora, sei pronta? Sono pronta. Allora, io mi sto facendo crescere i capelli, sono improponibile apposta, perché? Okay. Perché veicolo gli insulti su di me, capisci? Cioè, come se mi stessi prendendo pallottole per te, al posto tuo, ok? Allora, perché una ragazza non vuole mandarti foto hot in chat? Quali sono i motivi predominanti del perché una ragazza non acconsente? Spesso e volentieri dicono agli studenti, poi mi dicono: Steve, mi dicono questo, quest'altro, che loro non inviano. Sono puttanate. Cioè, tutte le inviano, tutte le ragazze. Secondo il mio punto di vista, mm-hmm. tutte le ragazze hanno delle foto hot, sì. che si fanno magari quando si comprano dei vestiti, dei vestitini, sì. piuttosto che degli indumenti intimi, solo che le mandano alle persone che, diciamo, un ristretta cerchia, poi, sì. fondamentalmente. Ok, sei d'accordo? Sì. Ok. Secondo te perché una ragazza non invia e tu decidi di non inviare foto hot? Allora, io non le invio... Cioè, no, allora, io. In generale non le inviamo, prima di tutto, a persone che non conosciamo e non abbiamo mai visto dal okay. vivo. Non le inviamo a persone che magari con cui abbiamo iniziato ad uscirci da poco, oppure ho persone con cui siamo andate a letto un paio di volte, basta. Pezzente. Per il semplice per il semplice fatto che non c'è un determinato tipo di fiducia. Ci sei andata a letto due volte, cazzo. La fiducia è un'altra. Cioè, io non ho un problema ad andare a letto con una persona di cui non mi fido. Mm-hmm. A patto che ci siano siamo prese le precauzioni, non so come dire. Quindi, però, mandare una fotografia implica magari il fatto che lui possa condividerla. Implica implica la permanenza sul suo telefono, cioè una volta che fai una foto quella rimane. Mm-hmm. Se tu mi vedi nuda a letto ti rimane nella testa, non sul telefono. Ok, va bene, ci siamo. Meno che tu non vada a letto con Joe Goldberg di You, che c'ha le telecamere nella camera da letto, non lo sai. Tu l'hai visto su Netflix? Beh, io spero di no. No, non l'ho visto. Ma cazzo, fa l'aver visto? Te una lo come giuro. Te. Ma me ne vado via. Cioè, una come te non l'ha visto io. Te lo giuro. Vabbè. Lo guarderò, stasera lo guardo, promesso. Sì, buonanotte. Ok, va bene. Giuro. Okay, ci siamo. E, quindi sostanzialmente, cose giustissime secondo me, il fatto che non hai confidenze, non hai fiducia, uh-huh. giusto? Le tempistiche sono importanti? In che senso? Cioè, non chiederle dopo 30 messaggi? No, soprattutto non chiederle dopo 30 messaggi perché è dopo pochissimo. E in ti è capitato? Sì, mi è capitato che di ricevere io delle foto sue nudo. Vabbè, che è un classicone. Ho una sorpresa per te, tesoro. Sì, cosa? Pene. Ecco, no, anche, cioè, vabbè. Non io, che non dispiacessero, io ho amiche, io ho amiche anche molto... molto belle che ricevono valanghe di pene in chat. Sì, sì, sì. Però, cioè, no, cioè, è proprio bannato. Non esiste. Ok, discorso tempistica. Quindi, perché secondo te è sbagliato chiedere troppo presto? Allora, secondo me è sbagliato chiederle. Perché okay. sta alla ragazza a decidere se vuole comunque inviarti un determinato tipo di foto o meno. Ok. Sta assolutamente alla ragazza. Poi ovvio che se avete una relazione, state insieme, certo, e certo. non te le invia mai, no. e a te fa piacere, gliela chiedi e non è un problema chiedergliela. Nel momento in cui non state insieme è sbagliato chiederle. Te la devi... Faglielo capire un pochettino? Faglielo capire un pochettino va bene, ma lo fai capire nel momento in cui crei una tensione sessuale magari per chat e comunque è una situazione che si crea e sì. dovete esservi visti dal mio punto di vista almeno qualche volta, essere usciti, essere comunque andati già a letto molto probabilmente. Mm-hmm. Ma tu prima di essere fidanzata... Però dipende anche, vai dimmi. Prima di essere fidanzata rispettavi questa regola? Cioè nel senso, io penso che tu abbia mandato anche magari, non lo so, foto un pochettino sexy a persone che ti prendevano di testa mentalmente. Sì, 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 assolutamente. Già senza averle prime viste.
o no? No, è successo con una persona, ma non ho mai inviato foto di nudo, per esempio. No, nudo, io intendo foto hot in prezoma, capito? Cioè... Vabbè, se ero tipo in mutande reggiseno, ok, anche in accappatoio con la spallina scoperta è un conto. Però questo è successo per esempio con una persona che a sua volta mi mandava foto molto più nude delle mie e io comunque non avendolo mai visto, cioè lo conoscevo, però non c'ero mai... Ah, questo pensavo... Cioè l'avevo conosciuto già, l'avevo già visto più volte ma non c'era mai stato niente dal vivo, no? Ok. Poi abbiamo iniziato a sentirci, lui mi aveva determinate foto e io non ho mai risposto con le foto del tipo che me le inviava lui perché non mi potevo fidare della persona Certo, che era. Certo. Se una mia foto in reggiseno gira su internet non me ne frega niente perché, ecco, cioè, certo mi darebbe fastidio. Però è come se fossi in costume, per dire. Chiaro, certo. Se certo. Già gira le mie tette al vento, sinceramente, mi dà fastidio. Sì. Per questo se non ho fiducia non te le invio. Ci sta. Ok. Altri motivi del perché non... ci sono un sacco di mosche attaccate a quella finestra là. Cioè deve esserci veramente dei bidoni di letame al di fuori. Che, cioè proprio ci sono queste mosche che... Non so, va bene. Stavamo dicendo, altri motivi che ti spingono a dire no, sai che c'è, no. Allora, sta molto nella ragazza. Ci tempistiche, sono ragazze, mancanza di fiducia. Sì, e poi anche la persona come è fatta. Cioè io ho amiche che non hanno... quasi mai inviato foto, nuda del tutto mai, provocanti sì e no, però è molto relativo. Poi se sei in una relazione lo fai, però ci sono persone che ovviamente se non sono in una relazione per esempio non lo fanno. Ok. Che non è sbagliato, anzi, cioè sta nella persona a scegliere che cosa vuole fare. Nell'esperienza, certo. Sì, te ne dico un'altra, secondo me conta anche il saper creare proprio... una forma di scrittura, una comunicazione giusta che comunque che invogli la ragazza a esporre di più. Io sono molto famoso per quando faccio le parti in chat con i ragazzi sui miei racconti porno lunghi così, sono racconti, mi ci metto 40 minuti, cioè sono racconti lunghi così, tipo dei romanzi Harmony, che comunque sono, cioè invogliano, cioè fanno venire voglia. Secondo te conta o no il saper, diciamo, scrivere in un determinato modo e quindi il invogliare, se così vogliamo? Certo, ovviamente anche il tipo di scrittura è un metodo di approccio, perché non potendo vedere veramente la persona in faccia e quindi capire magari il modo in cui dice le cose o capire veramente che cosa stai pensando in quel momento, se non scrivi tipo un messaggino vai a capo, ma... stai bene dietro quelle parole, scrivi tutto bene e coinvolgi l'altra persona, è ovvio che fa molto, fa quasi come se fosse di persona. Sì. Ok, ci siamo, va bene. Direi che siamo abbastanza ghiotti. E Nicole, lei, ok, e tornerà. Va bene? Ciao.